Buonasera da Marco De Luca e benvenuti al TG Nord. Apriamo questa edizione del nostro spazio informativo con la conferenza delle regioni che si è tenuta a Roma. Ai microfoni del nostro inviato Davide Cordo abbiamo i governatori di Piemonte e Veneto, Roberto Cotta e Luca Zaia. Eccoli. Stiamo approfondendo tutti gli argomenti. Oggi peraltro sento anche il Presidente Errani, quindi penso che ci debba essere un approfondimento ulteriore. Io dico questo, che lo Stato ha tagliato negli anni, soprattutto dal 2011 in poi, sulla sanità. Per esempio dal 2012 al 2013, in un anno, c'è stato un taglio quasi di 1 miliardo. E questo è molto pesante, perché poi noi arriviamo ad una situazione strana. Cioè, ci sono per esempio gli esponenti del PD che a Roma votano sostanzialmente i tagli, poi arrivano sul territorio e si lamentano con i presidenti delle regioni che devono subire i tagli e fare le riforme necessarie. Quindi ci vuole anche un po' di chiarezza su quelle che sono le priorità da parte di tutti. Per quanto riguarda gli anni futuri, cioè per quanto riguarda il 2014 e il 2015, altri tagli sono assolutamente impensabili e bisogna fare anche un approfondimento su quelle che sono le cifre vere a disposizione, no? Perché poi noi abbiamo dovuto anche subire l'ultimo provvedimento di aumento dell'IVA, che comunque ha un'incidenza complessiva sul costo della sanità. E poi c'è un altro aspetto ulteriore, che è quello dell'edilizia sanitaria. E noi non è che possiamo pensare che non ci sia un euro per quanto riguarda l'edilizia sanitaria. Abbiamo un problema di costruzione di nuove strutture, lo dico soprattutto in Piemonte, e abbiamo anche un problema gravissimo di manutenzione delle strutture ospedaliere. Abbiamo problemi di sicurezza, abbiamo il rispetto della normativa antincendio. E questo è un tema importante. Beh, io sono favorevole ai costi standard, e lo dico da presidente di una regione che sta facendo delle riforme importanti. Chiedo peraltro che venga proprio valutato questo. Questo, cioè, la virtuosità della nostra regione. Noi siamo sotto piano di rientro, ma non dipende da noi, dipende dal pregresso. Ma io spero finisca con l'applicazione dei costi standard. Un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 euro, in giro per l'Italia arriva a costare fino a 60-80 euro. Converrebbe portare i pazienti al ristorante. Questo vuol dire non applicare i costi standard, applicarli vorrebbe dire a tutta Italia 6,5 euro per tutti.